Buonasera dal TGDC Milan Inside. Oggi il Milan Futuro ha vinto la sua prima partita in trasferta battendo il Perugia con un gol su punizione di Alesi e uno di Zeroli in rovesciata. È arrivata però anche una cattiva notizia perché Gabbia non sarà disponibile nella partita di martedì contro il Napoli per un problema muscolare. Questa settimana verrà sottoposto ad esame di controllo per capire l'entità del problema al polpaccio. Tornando a martedì, San Siro sarà praticamente tutto esaurito e vedremo anche se in questa occasione la curva continuerà o meno la sua protesta. Nel frattempo escono nuove indiscrezioni riguardo alla partita contro il Bologna, perché Scaloni avrebbe devoluto 250.000 euro agli alluvionati pur di evitare questo epilogo. 250.000 euro che corrispondevano alla metà dell'incasso che avrebbe avuto il Bologna dalla vendita dei biglietti. Inoltre, Scaroni, pur essendo parte della Lega, si era astenuto dal voto su questa questione. Ultima notizia, ci sono stati i primi contatti fra il Milan e lo staff di Reinders per il prolungamento del suo contratto. L'intenzione, infatti, è di estendere quello attuale in scadenza nel 2028. Attualmente il giocatore guadagna 1,7 milioni di euro a stagione e la squadra vorrebbe adeguare il suo stipendio al suo valore in campo. Per oggi è tutto e ci vediamo domani con il TG10 Milan Inside.